Allora, Nico, devi sapere che la gente vuole conoscerti un pochettino personalmente. Da dove viene questo nome d'arte? Nico delle Aquile è un nome che da subito. Ma il nome d'arte era la ricerca di un nome d'arte, era tra Johnny oppure altri nomi che adesso diciamo non sto qui ad elencare. Poi mi è apparso una mattina per televisione, anche se io sono stato sempre anche un suo ammiratore, perché sono della sua epoca, Nico De Gabbiani. Nico naturalmente lui è con la C, Nico io sono, ho messo con la K. Mi è saltato in mente Nico delle Aquile ed è stato molto apprezzato perché l'aquila, come tutti sappiamo, è un rapace il più grande dei rapaci mondiale di Sì. tutto il pianeta, il più grande, il più apprezzato, il più, diciamo, l'aquila per la Sì. sua imponenza alare è grande, vola molto in alto, mi è stato sempre detto che è uno dei volatili che se ne va molto in alto, allora io mi sono ispirato all'aquila. Nico delle Aquile, perché io vorrei essere come l'aquila, volare in Un nome alto. d'arte di successo per Volare una persona di successo, in alto. certo. Grazie del complimento. Nella tua lunga carriera. Ecco, chi sono io? Sembra se tu avevi una risma e non puoi presentare. Nella tua lunga carriera d'artista, sicuramente ci sarà qualcosa che hai da rimproverarti. Le cose più eclatanti in senso negativo che mi voglio rimproverare sono i due concorsi che sono due treni che io ho mancato, ho perso, diciamo, due treni importanti, che sarebbe il concorso del 62 a Milano, Parliamo degli anni 60, anni quindi. 60, sì, il concorso del 1962 a Milano che erano uscite dei manifestini che cercasi voci nuove, cercasi voci nuove. Un mio fratello, diciamo il primo fratello mio, mi fece, lui era di Pennafacile, mi fece lui la domandina e loro mi risposero che ero molto giovane perché all'epoca avevo 14 anni e di ripetere la domanda l'anno successivo. Quindi il treno che ho perso è stato che poi l'anno successivo io non l'ho più fatta la domanda dietro il loro Ah, suggerimento. perbacco, Oh. perbacco. Poi successivamente è stato il treno più importante che ho perso, è stato il concorso di Ariccia, indetto da Rita Pavone e Teddy Reno. Rita Pavone e Teddy Reno. Rita Pavone e Teddy Reno. All'epoca quanti anni avevi, scusami? Ma il 67, facciamo il conto, sono del 1948, avevo 19 anni, come Sempre età, giovanissimo, sempre quindi. giovanissimo. Quindi lì l'euforia che avevo avuto l'assunzione 3 giorni prima, non ho partecipato a questo concorso e questo mi devo rimproverare moltissimo, che veramente mi devo A molto ai causa di conti. un posto di lavoro prestigioso, Sì, immagino, per però fare. io avrei potuto fare l'uno e l'altro. E come mai? All'epoca l'esperienza era quella che era, C'erano meno essendo. mezzi per muoversi, No, ma non era giustamente. nemmeno questa, è stata una decisione presa così perché io dovevo dare comunicazione subito di partecipazione, che lo dicevano lì nella lettera, Un concorso che nella raccomandata che sicuramente ti avrebbe lanciato a livello sicuramente nazionale. perché successivamente mi sono incontrato con Teddy Reno, diciamo un po' di anni fa, e sono stato anche a casa sua a Ah, hai Roma. queste conoscenze proprio. Sì, mi sono incontrato con lui, gli ho rimesso il mio CD, mi ha telefonato un po' dopo la sera alle 21 facendomi i complimenti per il CD che gli è piaciuto tanto e ha detto peccato, con la tua voce avremmo potuto portarti molto in alto. Caro Nico, tu hai inciso anche un CD e facciamolo vedere a chi ci guarda. Se volete mi trovate sul canale di Neschio. Iscrivetevi e lasciate 100 like. Un abbraccio da Nico delle Aquile. Comunque già su fatti su Neschio, comunque fa successo con il suo nome.
Posso mettere lei? Ma tutto su televisione, non lo che rappresenta? Per dare un'azione. Ah, per la luce. Per la luce.